Questo qui è un colpo necessario che passerà tantissimo in secondo, anche terzo piano, ma che è necessario non tanto a livello tecnico, a livello tattico, o meglio, chissà, magari sì, magari esplode e diventa imprescindibile anche in campo, ma al momento è necessario per me a livello concettuale, per ripartire a fare quello che la Roma ha fatto per anni molto molto bene, ovvero scouting. Questo qua è un colpo fatto per farlo sbocciare e per rivenderlo e per tornare a fare quello che la Roma con Sabatini faceva perfettamente. Comunque, prima di parlare di Ulen Guerrero e di questo affare un po' a 361 gradi sempre, iscrivetevi, tanti like qui sotto e commentate scrivendo anche la vostra opinione. Allora, sì, è vero, magari la provenienza può ingannare. Uno dice il colpo da Real, ti immagini il colpo da instant team, il pronto subito che butti in mezzo e fa bene. Non è così, è un ragazzino, è un ragazzo, è un mio coetaneo, 19 anni, 2004, che giocava al momento nell'under 19 del Real e che quindi arriva a Roma, vedremo a fare che cosa, se verrà subito, difficile ma possibile, integrato in prima squadra oppure se si farà una trafila dalle giovanili, dalla primavera, vedremo un po' dove comunque verrà messo. L'operazione a livello economico e diciamo societario è vantaggiosa, prestito con diritto di riscatto con un ma non da poco, perché se il calciatore esordirà in prima squadra diventando quindi appetibile, il Real avrebbe un diritto di ricompra, non si sa fissato a quanto, però comunque mi interessa relativamente, anche se dovesse partire, era importante ripartire noi a fare un po' di scouting, a fare quello che la Roma con Sabatini ha fatto per anni e che gli permetteva, le permetteva di avere sempre un ricambio florido e, come si può dire, positivo di giocatori. Vendi Benatia e prendi Manolas, prima ancora vendi Marquinhos e prendi Benatia. Comunque è sempre quell'alternanza in cui compri a poco, fai sbocciare, rivendi a tante e ricompri a poco. Bisogna di nuovo innescare quel meccanismo tanto fruttuoso, tanto virtuoso, che purtroppo si sta capendo ora, è l'unica strada per fare mercati decenti, perché si vede, la Roma non ha una lira e la cosa più grave è che la Roma non ha nessuno da vendere, cioè nel senso che la Roma potrebbe anche dire mi autofinanzio il mercato, ma chi vendo? Gli unici due buoni che ho che hanno mercato, chi vendo? Dybala? Basta, finisce là, ce ne stanno pochi che hanno veramente mercato. Puoi vendere Ibañez, ma vedi un po' quanto ti danno, è poco. Il Napoli vende Osimhen e si rifà il mercato per 3 anni a 200 milioni e si rifà il mercato fino al 2027 praticamente, fino al 2028 anche, perché comunque non è che De Laurentiis abbia la fama di essere uno spendaccione. Ecco, la Roma, questa cosa qua che ha avuto per anni e che lì per lì disprezzavamo, perché uno dice vendo sempre i miei campioni, ma almeno ci permetteva di avere sempre squadre forti, anche se poi andavano sempre smontate e rimontate. Ecco, questo è un colpo importante per rifare un passo in quella direzione, su quella strada. Ora, Guerrero è un centrocampista offensivo, è un fantasista tipicamente spagnolo, è quello che dici, questo qua è spagnolo, lo vedi dai piedi, dal tocco di palla, da come si inserisce, da come vede gli altri e i loro inserimenti. Non lo paragono a nessuno, perché lo sapete il paragone quale potrebbe essere a Roma? No, no. Però comunque è quel tipo di giocatore lì. E quindi ci sta a prenderlo, ci sta a prenderlo. Ora vedremo un po' se sboccerà, se verrà riscattato, eventualmente se verrà controriscattato, se verrà quindi ricomprato dal Real. Però sono contento. Questo qua è un colpo che mi fa contento, certo. Al momento non è uno di quelli che serve, serve un centravanti, serve un centrocampista, sicuramente, sicuramente. Poi, secondo me servirebbe anche un esterno a sinistra e anche qualcos'altro, ma poi chiedo troppo. Però comunque Guerrero è un colpo che secondo me ci sta concettualmente. La Roma, non avendo soldi, deve tornare a fare scouting. È l'unica strada per uscire da questo baratro economico e, diciamo, politico a livello calcistico. È l'unico modo per uscire da questo baratro che abbiamo, perché la Roma è imbottigliata, la UEFA ti dice non puoi spendere, quell'altro comunque ogni volta dove ti giri non puoi cacciare una lira, quindi ti serve vendere e per vendere devi prima comprare a poco e questa qua è la strada, è la via maestra.
Purtroppo, per fortuna, non lo so, ma bisogna tornare a farlo. E con questo passo e chiudo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate tanti like qui sotto e commentate con la vostra opinione. Ciao!